Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Venerdì 10 maggio, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e Eduradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia con una mezz'ora d'aria dedicata a voi, dedicata alle persone ristrette e a tutte le tematiche che in qualche modo hanno a che fare con questo mondo che è il mondo della detenzione, ma anche il mondo della libertà. Oggi, infatti, con Alessandro proponiamo una rubrica che in realtà di solito è di giovedì, infatti si chiama il giovedì della dozza. Ma oggi è venerdì, Alessandro. Abbiamo fatto un piccolo slittamento, ma l'argomento è talmente bello, talmente importante e la lettera stupenda che abbiamo pensato di fare questa trasgressione, vero? Ciao Antonella e ciao a tutte e tutti. Sì, Antonella, in genere lasciamo il giovedì per leggere gli articoli, ne vale la pena. Quest'oggi facciamo un piccolo strappo alla regola, come dicevi, perché l'articolo di Giulio, che si chiama Padri e figli, introduce un argomento che magari poche volte purtroppo abbiamo avuto l'occasione di trattare in trasmissione, che è quello del rapporto di genitorialità tra padri e figli. In genere decliniamo questo rapporto più al femminile, anche giustamente, con il rapporto tra madre e figlio o figlia. Quest'oggi però diamo voce anche a tutti quei papà che hanno i loro figli all'interno delle case circondariali, all'interno delle carceri in Italia. E la voce la dà proprio Giulio con il suo articolo. Leggiamolo insieme. Padre e figlio di Giulio. Essere genitori è una grossa responsabilità educativa e di cura, compiti per i quali non esiste una preparazione specifica. I genitori dovrebbero educare i figli al rispetto di sé e degli altri e offrire l'affettività necessaria al loro corretto sviluppo emotivo. Cercare un dialogo costante dovrebbe essere la bussola per orientare una vita familiare corretta. Dovrebbe portare a sintesi le diversità di vedute e l'accettazione reciproca dei punti di vista. Ciò che è difficile fuori diventa però difficilissimo quando il rapporto padre-figlio si sviluppa dentro al parlatorio di un carcere. Il solo pensiero di avere un figlio privato della libertà personale negli anni più belli della sua maturazione ti fa già da solo crollare il mondo addosso. Ma un padre non può, non deve arrendersi. E alle evidenti fragilità del figlio, dipendente da farmaci e da sostanze stupefacenti, deve reagire con la speranza di poter ritagliare per lui, anche in carcere, il miglior percorso per attutire gli effetti desocializzanti della reclusione. La battaglia che un padre può fare cercherà di garantire al figlio di poter continuare gli studi universitari già intrapresi in libertà e di svolgere quell'attività sportiva che serve a migliorare lo stato psicofisico di una persona. Ma, soprattutto, può lottare perché il carcere favorisca la cura degli affetti familiari, incentivando e non privando il giovane di occasioni di incontro con i suoi familiari. Un papà è spesso impotente di fronte alla chiusura pregiudiziale del carcere che, piuttosto che alla risocializzazione del detenuto, tende sempre più spesso al rintontimento legale del giovane con la somministrazione di psicofarmaci. Il reiterato e disperato appello di aiuto rivolto agli psicologi e ai funzionari del SERD, ovvero il Servizio per le Dipendenze, per consentire al figlio di uscire dallo stato di dipendenza, viene puntualmente ignorato e ciò a riprova di una negazione sistemica dei diritti e del diritto operata dall'amministrazione penitenziaria. Allora, in questo momento i sogni si trasformano in incubi. Anche per la notizia, per esempio, del suicidio in carcere di un giovane detenuto con un residuo di pena da scontare pari a 8 mesi. Notizia che sottolinea l'inadeguatezza del sistema carcerario. Insensibile questo sistema alle grida di dolore e di preallarme che la mamma aveva lanciato per evitare l'ennesima tragedia. Questo è quanto succede e ciò non è tollerabile. In Italia si può privare una persona della libertà,
ma non si può, non si deve incarcerare il rapporto padre-figlio. Ecco, dopo avervi letto questa lettera, ovviamente vi invitiamo a mandarci delle lettere, in modo tale che possiamo leggerle anche noi, anche qui, e soprattutto di dirci, la vostra esperienza di genitorialità, sia che sia all'interno del carcere, sia che sia fuori. Insomma, aspettiamo, le vostre esperienze. Adesso però devo fermarmi qui e vi lasciamo con un dibattito, uno scambio molto concitato e molto interessante. Negli altri giorni avete avuto modo di ascoltare le parole di Alessandro Bergonzoni. Ecco che quest'oggi, dal liceo Sabin, nel momento in cui è stato occupato, abbiamo catturato un confronto tra una studentessa, una professoressa anche, e noi di Eduradio e Alessandro Bergonzoni. Insomma, un dibattito da non perdere. Ascoltiamoli. Un po' lo specchio della nostra società. Finché le persone, soprattutto i giovani, non si guardano attorno attentamente, loro chiaramente percepiscono un senso che è molto diverso. Intanto assenza di professionalità, che è alla base di tutto. Ma finché, con tutto il rispetto ai programmi che forse molti vedono, il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, dove la gente affossa le proprie, come posso dire, le proprie aspettative nel diventare velina, voglio fare l'estetista perché non lo voglio andare a tutto il rispetto per gli estetisti, però voglio dire. Qui, secondo me, è proprio il male della società. La società attualmente sta facendo in modo che noi diventiamo sempre meno informati e più, come posso dire, semplicioni. Infatti, la politica del silenzio, della paura, la vediamo tutti i giorni. Io la vedo così, sono una persona che vede telegiornali e legge i giornali. Però con questo voglio dire che sono una persona colta, ho solo paura di essere presa in giro. Io mi rendo conto che la gente oggi accetta passivamente tutto quello che ci capita. Ah, è successo, poverino, È è l'indifferenza, tu mi chiamavi l'indifferenza. Perché le case di Io non mi servo riposo, all'indifferenza. quante persone hanno bisogno di mettere i propri cari in una casa di riposo e questi vengono maltrattati? Qualcuno fa qualcosa? No, ma infatti, sono d'accordo, la televisione, ma loro credo che la televisione la guardino ben poco, per fortuna, che sempre la Aspetta, però televisione l'ha guardata ma non accesa, quindi c'è internet, ci sono i sì, telefonini, ma c'è lì tutto. però se uno è intelligente riesce a destreggiarsi un minimo, riesce a capire quanto un influencer sia mercantile, commerciale, venda determinata roba, ci si sporchi e ci arriva un po' a capirlo. Quello che mi stupisce di più è l'indifferenza intesa nel senso della mancanza di immedesimazione. Noi non ci immedesimiamo mai nell'altro. L'informazione è anche troppa perché ormai è deformazione. Io proporrei il talk show soltanto per mimi, non farei parlare nessuno. Quindi il concetto per me serve quello, ma è un programma interno che noi dobbiamo formare ed è la scuola che lo fa. Non la televisione, sono le università, sono gli asili, l'asilo. Io credo che appunto la televisione chiaramente sia uno strumento mediatico compatto, sarebbe insomma sciocco ritenere minore di quello che effettivamente sia. Però per la mia generazione in particolare devo dire che non c'è bisogno di arrivare alla televisione perché basta arrivare a scuola e vedere come stavamo parlando prima, la svalutazione dell'educazione da parte dello Stato si traduca nella demoralizzazione di un professore, che è la persona che appunto mi accompagna per una fetta, una colonna portante della mia vita, della mia formazione. E quindi ancora prima appunto di additare questi grandi macchinari che poi comunque anche lì, dato che è tutto collegato, come stiamo dicendo da un po', si riconducono tutte poi allo Stato, alla gestione dello Stato, a quello che permette che passi poi effettivamente in televisione, no?
Credo che bisognerebbe anche proprio rivalutare tutto quello che è l'interesse nei confronti dei valori che non ci sono, che non vediamo, quali sono effettivamente le figure educative in questo momento. La famiglia non è mai contemplata, la famiglia non è mai citata e sembra che venga delegata tutta alla scuola, che ancora una volta mette delle pressioni eccessive effettivamente sulla figura del professore, che non fa altro che aggravare poi la situazione. Quindi appunto sì, secondo me c'è da considerare a priori tutti quelli che sono gli spazi dove si realizza la nostra informazione ancora prima della televisione e dei social, che inevitabilmente hanno un grandissimo impatto sulle nostre vite, perché fanno parte di noi, nel senso che ci cresciamo insieme, quindi è inevitabile. Però scusa, non volevo demonizzare la TV. Assolutamente, sta venendo fuori un tipo di mentalità dove ormai le persone hanno capito che il miglior modo per vivere è avere del denaro. Come fare questo denaro? Poi non conta se tu sei una persona, un docente, ti applichi in questo perché per te i ragazzi sono fondamentali. A te non interessa se sei un medico che capisce o no, però uccide la gente. D'accordo. Questo voglio dire, la ricerca che stanno inculcando, che è la velina, si fa molto presto, ecco, è per me allucinante. Io sono vecchia, quindi vabbè, non faccio conto, però penso che se fossi giovane a me questa cosa mi colpirebbe ed è una pressione enorme, perché giustamente a me verrebbe da chiedermi allora per quale motivo dovrei continuare il mio percorso di studi, se effettivamente posso. No, non è una domanda che mi pongo personalmente, però in questa ottica, e capisco se un ragazzo dovesse chiederselo, essendo dal momento in cui effettivamente c'è l'opzione di un futuro che risparmia tutte queste fatiche, ma comunque può essere di successo e può dare delle agevolazioni, no? E infatti quello che dico è il fatto che è cruciale considerare tutta questa pressione mediatica, ma è impossibile, secondo me, tentare di comprendere appieno quello che è il quadro generale attuale se non si considera l'inesistenza di un'idea chiara dell'educazione. E rieccoci per la tanto attesa rubrica Islam, cultura e religione, condotta da Hamdan Al-Zekri e da Ignazio De Francesco. Hamdan risponde alle lettere che gli arrivano dal carcere. Ascoltiamole insieme. Benvenute a tutte e tutti in questa nuova puntata di Islam, cultura e religione, la bellissima rubrica che viene condotta da Hamdan Al-Zekri. Hamdan è consigliere dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane ed è anche il delegato del dialogo interreligioso all'interno delle carceri. Infatti Hamdan è sostanzialmente un imam all'interno del carcere di Sollicciano. Ciao a te Hamdan. Ciao Alessandro, buongiorno a te e a tutti quanti, fratelli e sorelle, sia dentro i carceri, fuori dei carceri. Islamicamente, assalamu alaikum wa rahmatullah, la pace e la misericordia sia con voi. Jum'a Mubaraka, buon venerdì, un giorno sempre speciale per i musulmani, per la sua particolarità, che il musulmano deve cercare di pregare la preghiera collettiva nella moschea con gli altri, deve cercare di fare la doccia, quindi di essere molto pulito, di mettere il vestito più bello, di profumarsi, e quindi di condividere questo venerdì con tutti i fratelli e sorelle, e questo è molto, molto importante, fare anche il saluto, no, agli altri, e se è possibile condividere il cibo, salutare i familiari, quindi anche nei carceri. Raccomando, i fratelli si possono, anche se non possono sempre pregare, purtroppo non tutti i carceri sono coperti dagli imam esterni, e quindi... E questo è limita il vivere questo venerdì con i fratelli nei carceri. Infatti il carcere di Sollicciano, purtroppo, quando ho qualche motivo che non posso andare, purtroppo non possono pregare il venerdì.
E quindi è un giorno molto speciale che invito i fratelli e le sorelle di approfittarne di questo venerdì nella preghiera, nell'invocazione, nella lettura della Surat al-Kahf, la Sura della Caverna, come raccomandato del profeta, ma anche di fare tanto assalatu wassalam sul profeta e tutti i suoi compagni, tutti i profeti. Per questo, Alessandro, questo è il venerdì sempre speciale, che continuiamo anche a rispondere le domande dei fratelli e sorelle che inviano dei carceri. Ci sono tante domande, però cerco di rispondere a una domanda che più o meno l'ho trovata anche in altre lettere, no? Un fratello dice: io quando ero fuori dal carcere pregavo, ma non pregavo perfettamente, a volte lasciavo la preghiera, a volte magari rimandavo, a volte dimenticavo, quindi non ero molto attento, però quando sono finito nel carcere ho sofferto tanto, ho riscoperto il valore della preghiera, soprattutto ascoltando alcune puntate. Vorrei chiederti, qui non è leggibile, vorrei chiederti come posso migliorare la mia fede e la preghiera. Soprattutto, ancora mi arrabbio molto, sono arrabbiato molto per quello che ho fatto, per quello che mi è capitato. Non pensavo di finire qui, invece devo scontare anche qualche anno in questo carcere, che le giornate sono molto dure, sono molto difficili. Soprattutto io e il legame familiare non sono molto buoni da quando sono in carcere. Cosa mi consigli? Allora, fratello, questo è un problema, purtroppo è di tanti altri fratelli. Insomma, di pensare che nel nostro comportamento, a volte nelle cose che facciamo, che magari diciamo rimando domani, rimando dopodomani, questa è l'ultima volta che faccio questo sbaglio, e poi arriva il conto, no? Quindi uno finisce in carcere. Anche nella tua lettera dice: ero costretto a fare quello che facevo, ma noi nell'Islam è molto chiaro, caro fratello, che non si può vendere l'alcol o la droga dicendo che sono costretto, non si può spacciare o rubare perché dire sono costretto. Nell'Islam ci sono dei valori che noi come musulmani abbiamo la grande responsabilità di mantenere, di rispettare. Non posso vivere guadagnando dell'alcol oppure della droga. Chi lavora in un ristorante, quello è un altro discorso, da affrontare un'altra sede. Però per dire, io il vendere la droga, dice, perché quello che ho capito anche della tua lettera, che ti senti molto mortificato, ti dispiace tanto, e vorresti un po' ricominciare, quello che ho capito dalla tua lettera. Come ci sono anche tanti altri fratelli nei carceri dove vado, ci sono dei fratelli che hanno riconosciuto di aver sbagliato, vogliono ricominciare. Sola problematica, mi stai dicendo che anche sei senza documenti, eccetera, eccetera. Questo è anche un appello alle nostre istituzioni, no? Di dare alle persone identità, quindi di cercare di regolarizzare le persone. Però, caro fratello, ora ti trovi nel carcere. Una ma'rifat al-marad nisf al-ilaj, quando si conosce la malattia già metà della cura, quindi è quello di riconoscere che ho sbagliato, che io devo cambiare la mia vita. Quindi in quel carcere dove ti trovi, spero che tu riesca a trovare la tua, come dire, il tuo equilibrio, quindi fare dei buon legami con i fratelli, con gli educatori, con il personale di tutto il carcere, con i volontari, e iniziare un nuovo percorso. Certo, mi dice, a volte no, quando penso sono senza documenti e non speranze. Non devi pensare in questo modo, perché nell'Islam non bisogna mai perdere la speranza, la fiducia nella vita. La fiducia nella vita significa avere fiducia in Dio, nel creatore. Certo, sono aspetti burocratici importanti, però non bisogna mai disperarsi, perché nell'Islam la disperazione non fa parte della fede, anzi la disperazione
a volte ci fa uscire dal credere nel sommamente clemente misericordioso. Quindi cerca di migliorare la tua preghiera, quindi il mantenere la preghiera, wasta'inu bis-sabri was-salah, cioè cercate di aggrapparvi alla preghiera, nella pazienza nella preghiera, quindi di mantenere le cinque preghiere regolare, di cercare di fare anche sunan, di fare tanto dua, tanta invocazione, di costruire legami con i fratelli che sono nella tua cella, nella tua sezione, certamente con le persone, anche scegliere le persone giuste. Te qualcuno dire no, ma sei nel carcere, ci sono anche persone giuste nel carcere che hanno sbagliato, che stanno cercando di correggere la loro strada, la loro vita. E un altro consiglio, fratello, cerca di studiare, ho visto anche il tuo italiano abbastanza buono, quindi immagino che sai leggere anche scrivere, quindi cerca anche di migliorare la tua lingua, di studiare il Corano, se puoi, studiare la tua fede, studiare anche andando in biblioteca, chiedere un libro, quindi di scoprire i talenti che magari non hai mai scoperto. Però ora nel carcere forse è l'occasione di scoprire questo talento, no? Ma anche di attivarlo, perché tutti noi abbiamo dei talenti, ma attendiamo che ci sia una difficoltà oppure un dolore per scoprire o per attivare questo talento. Quindi dobbiamo far funzionare bene il nostro cuore e la nostra mente tramite la lettura, la preghiera, il silenzio, il dialogo, il confronto, la pazienza. La pazienza, bisogna avere tanto tanto sabr. Infatti nel Sacro Corano wasta'inu bis-sabri was-salah. Tutti noi, sia dentro sia fuori, dobbiamo cercare di aggrapparsi alla pazienza, alla preghiera, perché la vita è piena di difficoltà e dobbiamo affrontare queste difficoltà dolcemente, non violentemente, no? Avere, come diceva Sabri Yaqub alayhi salam, il padre di Giuseppe, avere as-sabr al-jamil, la pazienza dolce, delicata, gentile, e quello as-sabr min ghayr ta'bis, avere pazienza senza maledire, senza distruggere. Magari attendo un colloquio, però dice sono paziente, però tratto male tutti, tratto male me stesso, dico sono paziente. No, questa non è pazienza. Quindi as-sabr al-jamil, quello di imparare, lo abbiamo detto anche in altre puntate, a mantenere la calma durante l'attesa, l'attesa del giudizio, l'attesa del giudice, l'attesa del colloquio, l'attesa del familiare, l'attesa della spesa, l'attesa della scuola. E quindi questo è fondamentale. Quindi, caro fratello, in questo modo possiamo anche curare gli altri aspetti che sono dentro di noi. La rabbia, che hai detto, ho visto anche nella tua lettera, hai elencato un sacco di cose che non posso leggere tutta la lettera e tutto quello che hai elencato per questione di tempo. Quindi in questo venerdì veramente io prego il sommamente clemente misericordioso di incrementare la nostra pazienza, la nostra delicatezza, la nostra gentilezza e di cercare di incrementare anche la nostra fede. E vedrai, fratello, se tu riesci a mettere in campo le tue capacità, quella di leggere, di meditare, di leggere il Sacro Corano, meditando su alcuni versetti, quello che riesci a capire. Poi, inshallah, io appena avrò l'occasione, nel carcere dove ti trovi, ho ricevuto diverse lettere, quindi cerco di organizzare una visita con la direzione, anche per salutarti, salutare tutti i fratelli, magari anche fare una chiacchierata, un colloquio, inshallah. Ancora Jum'a Mubaraka, barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum saliha al-a'mal. E dobbiamo sempre prepararci, perché ancora viviamo altri giorni sacri, perché finisce Shawwal e poi arriva Dhul Qa'dah, poi Dhul Hajjah, quindi ci dobbiamo sempre preparare, perché i giorni migliori arriveranno, inshallah. Immagino, Alessandro, che il tempo è scaduto, inshallah ci vediamo il prossimo venerdì. Hamdan, ho apprezzato tantissimo l'espressione che hai usato, pazienza gentile, è davvero un bel modo di vedere la pazienza. Hai fatto degli esempi normalissimi, ovvero essere in fila ad una coda o aspettare il giudizio, che sia del giudice, che sia di un insegnante, che sia, insomma, questo è un discorso che si può applicare non solo all'interno del carcere ma anche fuori
dal carcere. Prendere le file, l'attesa in un modo gentile, cercare di non essere arrabbiati per quell'attesa. Ecco, farò tesoro di questo insegnamento. Ora il tempo è quasi finito, quindi ti invito a fare un saluto a tutte le persone che ci hanno ascoltati. Dio sia con voi, con tutti i vostri familiari, ovunque siete. Ancora Jumaa Mubaraka. Preghiamo il sommamente clemente misericordioso di incrementare la nostra pazienza, la nostra gentilezza. La nostra pazienza, la nostra gentilezza. Min sifat Allah Azza wa Jal as-sabur. Fra gli aggettivi di Allah Azza wa Jal, il nome di Allah Azza wa Jal as-sabur. Quello che è paziente. Quindi cerchiamo tutti quanti di conquistare questo aggettivo divino, questo nome divino, che abbiamo la possibilità di conquistare questa virtù che diventa una virtù quotidiana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E anche questo venerdì termina qui, vi salutiamo, vi ricordiamo che potete sempre scrivere, come vi ha anticipato anche prima Alessandro, a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutte le persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia Romagna e a tutti coloro che da fuori ci seguono. Ci vediamo domani, stessi canali, stessi orari. Ciao!